Allora, io non sapevo, cioè la mia ignoranza è finita, nel senso che sono dovuto andare a cercare l'acronimo PEO, okay? Perché PEC, vabbè, lo sapevo per posta elettronica certificata, ma PEO non l'ho saputo oggi, l'ho scoperto oggi, è posta elettronica ordinaria. E dunque vado a vedere qui sul Ministero dell'Istruzione del Merito. PEO, posta elettronica ordinaria, decreto del 15 luglio 2015, recante termini e modalità d'uso dei sistemi di posta elettronica ordinaria, codice dell'amministrazione digitale, CAD, codice amministrazione digitale, ah, CAD, computer aided design o computer aided drafting, e anche codice dell'amministrazione digitale. Ok, dunque più acronimi ci mettiamo, più va bene. La posta elettronica ordinaria o email è diventato il mezzo di comunicazione scritta più utilizzato. La rilevanza e la gestione dello scambio di email, di seguito PEO, ok, tra persone fisiche e giuridiche ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, eh? È equiparato allo scambio di documenti informatici firmati elettronicamente. Nell'ambito delle funzioni. Ecco perché quando tu telefoni in certe. Cioè, telefoni, possiamo mandarci l'email, invece no, mi chiami per telefono. Perché diventa documenti informatici firmati elettronicamente. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati alla Direzione Generale per i contratti, gli acquisti, i sistemi informatici, si definiscono con il decreto di seguito linkati i termini e le modalità dell'uso della PEO. Questo Ministero, al fine di assicurare uno scambio di comunicazione efficace e adeguato ai compiti e funzioni svolti da dipendenti, uffici e direzioni, ricorre all'uso di diverse tipologie di caselle di PEO. PEO, posta elettronica ordinaria, possono essere ad persona, associate ad una AOO, uffici di diretta collaborazione del Ministero, associate ad un ufficio, associate ad una specifica funzione, progetto o servizio. Vabbè, di seguito, qui al link indicato specifica, però il link non trovo, sarà qua sopra, ah qua, sì, allora qua, questo qua. È il decreto, giusto? Il DG. Vabbè, andrò a leggere. PEC, al fine di una corretta gestione informatizzata dei flussi documentali in uscita dalle UE, considerato tra i presenti i seguenti tipi di trasmissione. PEC, equivalente a una raccomandata con ricevuta di ritorno, in quanto si disporrà sia dalla ricevuta di avvenuto invio che è avvenuta consegna. PEO, equivalente a un invio con posta ordinaria, non si disporrà di alcuna ricevuta. Va bene, comunque adesso ho capito che cos'è la PEO. Ci vediamo alla prossima, arrivederci.